Grazie per avermi liberato, Spyro. Che ho fatto io? Gnocco ignorante ha imprigionato tutti i draghi in ogni dove. Sei la nostra unica speranza di salvezza. Eh? Ma che davvero? Ciccio, sono piccolo! Non c'è tempo per spiegare. Devi avere queste, aspetta, e questo, sì, e anche questo. Aspetta un attimo! Ah! Posso almeno dire la mia opinione? No. E ora va... Ah! 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 Ma che succede? Chi osa entrare nel dominio di Gnocco ignorante? Eh? Tu, il sulso draghetto viola! Sì, ok, a quanto pare hai fatto qualcosa e tutti sono incazzati con te. Quindi ascolta, sono sicuro che sei un tipo perfettamente ragionevole, quindi posa la mazza per... Ok, va bene. Dai, forse capisco perché non piace a nessuno. Appenderò la tua testa a un muro! Ah, sì? Vediamo se riesci ad attaccarti a questo! Ah, ok. Facile. Come si esce da qua? Ah. Dove sono? Wow, professore, il portale funziona! Come ti chiami, giovanotto? Io me ne vado. Ok. Chi ha portato un drago nella terra dei sogni? È colpa sua! Sono il professore! Io odio i draghi! Anch'io ti odio, e quindi? Faresti bene ad ascoltarmi, ragazzo! Queste terre appartengono a me! Quindi, per tutto il tempo che sarò qui, tutti si inchineranno a me! Ma che cazzo? Sti cazzi, voglio andarmene! Sei cattivo! Tu, portami a casa! Ho bisogno di un cerotto! Farò i conti con te più tardi, drago! Continua a non fregarmene! Wow, quello è Ripto! Lui è il cattivo! Il suo problema invece qual è? Lui è Hunter e non lo sappiamo. Io ho un ritardo! Oh, cielo, sembra che il portale sia stato distrutto completamente. Beh, sembra che tu sia bloccato qui. Devi raccogliere tutti gli oggetti e sconfiggere finalmente Ripto! No, questo è un ricatto, non voglio! Ti prego, Spyro, non vogliamo pensare a un'altra soluzione. Detto, che ne dici di fare un parco per gli skateboard? E lui ha detto... Ecco, fatto! Ho preso tutto quanto. Posso andarmene? Oh, no, certo che no, sarebbe troppo facile. Ottimo lavoro, Spyro. Ritto in cima a quella scalinata ridicolmente lunga, ma non sarà un problema, dato che potrei volare fin lassù. Sì, certo, come no, sai, ho volato tutto il giorno, quindi è meglio che vada a piedi, come voi bipedi. Riposo le ali. Sì, vaffanculo. Ok. Sei sicuro? Perché ci sono un sacco di scalini. Sì, sicurissimo, grazie. E poi lui ha detto: ce l'hai un elmetto? Io gli ho detto: ne ho tipo 5. E lui ha detto: sì, sì. No, mamma, ho davvero conquistato questo posto. Tutto da solo, è bellissimo. Beh, no, non ho intenzione di ucciderli tutti. No, non è come... No, non si... Mamma, sai, ecco perché non ti volevo chiamare. Perché finisce sempre così. Ok. Ma addio. Adesso mi ascolti! Sono stato tra il ghiaccio! Okay. Sono stato tra gli oceani! D'accordo. Sono stato per 2 ore in un labirinto pieno di lumache elefanti per trovare una matita! Cosa? L'ho fatto perché voglio tornare a casa! E se io voglio tornare a casa, tu devi andare via! E perché dovrei farlo? Perché non te lo sto chiedendo? Che ne dici di fare un patto? No, assolutamente no, non farò nessun'altra cosa se che... Se mi aiuti con una cosa piccina, picciò, prometto che ti farò tornare a casa io stesso e che non avrai più niente a che fare con questo mondo! Avanti, fatti un po' più a sinistra! Ok! Sarà la sporgenza! Non riesco... Ah, stupida cosa! Ok, vai, 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 vai!
uccidere tutti i draghi. Tiè! Ah, ho aspettato questo momento per così tanto tempo. Adesso potrà distruggere ogni cosa. Non mi interessa, rimandami a casa. Sono sicura che tornerà presto. Scommetto tutte le gemme del mondo che... Sono tornato! Ci ha venduto. Wow, che schifo! Oh, Spyro, vedo che... Me ne vado al mare. Ok. Un altro drink, amico mio? Ok, ho una domanda. Come ti chiami?